di inclusione di ragazzi e ragazze, uomini e donne disabili nella scuola e anche nel mercato del lavoro si è parlato in un convegno organizzato dalla CGIL e i numeri non sono confortanti. Iniziamo dalla scuola, sono circa 700 i ragazzi disabili in più che ogni anno siedono sui banchi delle scuole toscane, il problema è anche gli insegnanti di sostegno, un quadro non confortante. Assolutamente, se lo mettiamo insieme col fatto che negli ultimi 5 anni l'aumento è di circa 4.000 alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi come dire, una situazione conosciuta e programmabile. Il fatto che lo Stato nel suo insieme non curi la programmazione della, diciamo, dell'organico adeguato ad accogliere questo è davvero un problema. E tra l'altro noi abbiamo questa situazione dove ci sono circa 4.500 gli insegnanti diciamo dell'organico ordinario e noi attiviamo circa 6.700 deroghe insegnanti in più precari proprio sul sostegno. Noi abbiamo bisogno di stabilizzare gli organici, abbiamo bisogno di programmare la specializzazione per gli insegnanti, abbiamo bisogno di fare l'orientamento per questi ragazzi. Ritengo che la nostra, soprattutto nel primo ciclo, sia una grande scuola che fa inclusione per quello che riguarda infanzia, primaria e scuola media. Nelle superiori abbiamo un problema che non è tanto l'accoglienza a scuola quanto il rapporto con l'esterno della scuola. Per quanto riguarda il mondo del lavoro sono circa 43.000 le persone disabili che sono iscritte agli elenchi del cosiddetto collocamento mirato, 5.000 all'anno quelle che vengono effettivamente avviate al mondo del lavoro. Molte aziende volontariamente, fortunatamente volontariamente assumono disabili oltre gli obblighi di legge, ma ci sono comunque sacche di resistenza, indipendentemente se nel settore pubblico o nel settore privato, imprese, aziende, enti, società che fanno estrema resistenza, direi prima culturale e poi anche logicamente operativa all'introduzione dei disabili nel mondo del lavoro. La Regione Toscana ha finanziamenti ad hoc per l'assunzione dei disabili, finanziamenti differenziati per a seconda della tipologia della disabilità e del posto di lavoro che si va a ricoprire. L'importante è proprio il dialogo tra tutte le parti perché l'obiettivo comune dell'inserimento dei disabili, appunto, l'obiettivo deve essere di tutti.